La vita è un lunedì dal quale vieni e vai. Mi piace sia così, sto bene in mezzo ai guai. Ma sotto il minimo, 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 minimo mai. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Ho un fastidio verso i furbi a prima vista. Mi dà noia chi ha la sua filosofia. Chi non chiama mai nessuno alla sua festa. E puntuale si presenta poi alla mia. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Io non sogno mari di isole lontane. Si va avanti, faccio quello che mi va. Perso dentro queste notti americane, tra Milano e il sole di Cinecittà. Ma sotto il minimo, 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 minimo mai. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Arrivo, Mogano! Tu stanotte addustai, voglio a te, eccomi qua, pronto! Ah, mo però Monaco, Monaco, Mogano, fammi un favore, vai dentro nel convento e va a giocare, hai capito? E mi raccomando, non litigate, non litigate e non bestemmiate, e non perdere! Quello perde sempre. Ah, ok, oggi mi sento... Non ho voglia di far niente, sono stanco, chissà com'è. Mangiava le mosche, Penelope. Mangiava le mosche? Ne. Penelope. Lope. Chi tesseva la tela? Penelope. E allora, prima le prendeva, poi se le mangiava. Che schifo. No, era una bellissima donna. Ah, Iole, Il bottone l'hai cucito, sì o no? Iole, ancora no! Guarda, non posso Marcello, mica stare tutta la mattinata qua in maglietta, vabbè, dai. Comunque c'è sempre qualcosa da fare, eh? Cucire i bottoni, insomma, guarda, gira e rigira. Cucire i bottoni, poi... Ho capito, cucire i bottoni, dillo un'altra volta, cucire i bottoni, mamma mia, per una volta tanto che ti chiedo una cortesia. Di cucirmi un bottone, ecco, me lo fai pesare, sì, sai? Sì, poi Marcello, io so dove va a finire questa cosa. Dopo mi chiedi una coperta, poi mi chiedi un copertone. E no. Ma, Marcello, non avrai mica in mente di chiedermi di diventare tua moglie. Ma scalzone. Apparve a Mosè sul monte Sinai, Saronni. Saronni. Ronni. Marcello, sì. Potresti portare un po' di ghiaccio? Ragazzi, ma quante volte vi devo dire che sulle stecche ci va il gesso, non il ghiaccio? Sì, sì, vabbè. Io non capisco, io mo capisco perché trovo sempre le stecche bagnate. Quelle ci mettono il ghiaccio sopra. Che ci tenete, che ci... Quelle stecche sono diventate dei fusilli giganti, tutte storte. È incredibile. Tieni tirato, Marco, sì, dai. Sì, Diego, sì. La cosa più bella della natura. Che c'è di più bello nella natura umana delle piante? No, non lo so. È la cosa più bella che nostro Dio ci ha dato dopo il Milan. Ma sì, le piante. Vabbè, sono un essere belle. Vivente linfoide. Cosa vuoi che mi interessi delle piante, Diego? Ma non ti piace niente, ma ogni cosa di cui parliamo c'è questo muso, questa faccia da pappasone, pari un sono sacchetto di cielo. Sono sfortunato, Diego, la sfortuna si accanisce, ma mi persegue. Che c'hai basta di vedere voi, pasticci che mi
giorni combinati. Ma quale pasticcino? Ma sono pasticcini, Marco, sono bignè, sì, sono le normali. L'affitto e la luce. Perché il gli altri non lo pagano, tutta la gente nel mondo paga l'affitto e la luce. Tu intanto no. Che c'è? Io non c'ho i soldi. Ridi e io sei non contento. Ah, io faccio un lavoro di concerto con un altro stile. E poi che stai facendo? Sto facendo il pergolato. Sto facendo un pergolato. Un pergolato. A questa altezza. A questa altezza, perché? Che c'entra l'altezza? Il pergolato è pergolato. Ma scusa, la gente ci cammina china, cosa fai? Ci cammina china, che stai di ci cammina china? Questo è un pergolato, guarda, mi hai fatto ingarbugliare tutto. Questo tipo di pergolato è utile soprattutto perché tu puoi farci quest'estate una bocciofila sotto, capito? Una bocciofila, sì, nel retro? Qui, nel retro, gestita da me, quando viene l'estate, questo qua è una pianta rambicante, no? Questo sì. È il telaio del pergolato, qui tutto, questo è rambicante, marambica, oh! Mica arrampicante, ho capito. Ma questa qua va su incordata con 4-5 di queste. 4-5 di queste arrampicante vanno su, ti fanno il cervino in un attimo. Sì, vabbè. Ma ti va tutto il cervino verde. Vanno su incordata, arrampicante. Questo, quelle piante parlano, Marco. Le piante parlano. Che c'entra questo? Sì, le piante parlano, lo sapevi? Ma sì, ho letto qualche articolo. No. Le piante sono. Questo quando arriva sul cervino comincia a parlare. Dice. Sembra più in alto. Dice, parla così. Questo, con sì, questa intonazione. Sì. Non ti sei offeso? Cosa? Non esiste che ti ha detto? Chi? La pianta, Marco imbecille ha detto. Ma per favore, Diego. Non sentite, diccelo in faccia, dai, diccelo. Ho da fare. Dai, non ci credo. No, non fumo. Ma che fai? Parli con la pianta adesso. Sì, ma adesso era una sigaretta. Non fumo, non mi spiace. Ma, poi che fumi? Sei una pianta, proprio tu porti l'igiene, la natura, ma da fumare. Tieni teso. Sì, io tengo teso, ma ho da fare, di là. Vuoi finire questo lavoro? Fai no? Bravo, Marco, smettila. Qui devo fare, io non... L'unica roba qua che mi crea dei problemi è il fatto che qui se io faccio il pergolato così non posso stai fermo lì, tieni, punto di qui. Io mi punto. Non posso aprire la finestra. Fatto dalla superstizione, allora, bam, parla sfortuna, sì, ma fai perdere. Sono superstizioso. Ma quale superstizioso? Essere amica. Uno non si può più dire il numero 17, non si può più dire il zitto! Perché? 17! Oh, poi non succede te niente. Te lo chiedo per favore. 13, no, gatto succede, nero, Egitto, Sfingi, tutte le cose. Mia. Non succede. Ma che mamma mia? Ma non ti tiri addosso i guai, ma non c'è abbastanza. Ma non vedi che succede niente, te lo chiedo per favore. Bravo. Io non riesco a capire, come faccio qua? Apri la finestra dopo quando... Questo qua è il filo. Hai ancora per molto, Diego. Io se mollo sto filo qua... E l'unico modo è mollare, proprio mi creo tutta la struttura. Marco! Dove sei andato a finire, Marco? Oh, che fine hai fatto? Ti sei offeso? Che ci hai detto? T'ha offeso ma la... che offeso? Che pianta? Hai smollato la corda, ma hai fatto cadere. Va bene, non esagerare, dai. Siamo al primo... Vedi che sei fortunato, tu non te ne rendi conto. Metti che eravamo al quinto piano. Ti sfracellavi, non eri più il signor Marchi, eri il signor Ciambella. Dammi se eravamo in Emilio Romani, davanti al signor Piatena. Dammi una mano. Dai, vieni qua, dai, vieni su. Vieni su. Dai, c'hai le gambe molli, c'hai. Sei mollo come un fico. Marcello, tu che parli. Tu sai come fanno in Tunisia a cucire i bottoni? No, come fanno? Scusa, l'ho chiesto a te, non lo so. Magnifica spiaggia nei pressi di Venezia. Miraggio. Miraggio? Sì. Ma dai, Iole, è impossibile. No, impossibile non ci sta, miraggio sì. Che fai, Marcello, in canottiera adesso? Poi, signor Marco. No, Mi sono dovuto togliere la camicia perché Iole mi deve attaccare un bottone, mezz'ora. Sì, ancora sì, non la vabbè, vabbè. Iole, c'erano delle pastiglie per il mal di testa, qua dove sono? Nella cassa. Nella sotto cassa? La cassa. Ah, signor Marco, a proposito di cassa, oggi è 17, giorno di paga, 17! Paga! Ma tu hai visto come si è fatto il signor Marco? Come sente parlare di paga, qui e se ne va. Mamma, ma ecco la vecchiaia sta diventando proprio un taccagno, viscido, schifoso, unto. Buongiorno a tutti ragazzi, signor Mike. Marco, mi chiama, signorina, ogni volta la stessa storia, Marco. È triste oggi, Cosa sta facendo lì? Gioca a nascondino, burlone d'un burlone. Ma che nascondino? Sa che messo così sembra una spinge egiziana. Non nomi l'Egitto, che porta male, per favore. Dai, balordo. Senta, ma cosa sta... non riesci a aprire la cassa? Io Danilo ho visto, al bar Danilo, che girando qui potevano aprire... Aia! Oh, no.
Io so benissimo come si apre la mia cassa, lo so benissimo. Poi lei non tocchi le cose che non la riguardano, specialmente la cassa. Signor Riccio? Signor Riccio? Parlo con lei. Ah, con me stavo parlando? Sì. Io infatti stavo per difenderli, perché dico, ma perché il signor Maric deve parlare con loro? Non c'entro niente, che sono stato io a girare la manovella della cassa con la quale il cassetto è uscito e uscendo è andato a sbattere sopra quella testa da rapanello. E dentro mi sono chiesto, cretino bastardo, viscido, viscido, verme con le gambe del delinquente. Com'è chiaro? Com'è chiaro cosa? Com'è chiaro cosa? Cosa? Cosa dice? Sì. Senta, signor Riccio, io sono stufo di vederla. Io le ordino. Oh, è arrivato, finalmente. Cosa? Un buon gestore di bar fa gli ordini. Noi siamo ma che ordine? Fare... Cosa ha capito? Le ordino di andar via, se ne vada. Per facciamo fare, un no, ordinino semplice, il solito, classico. Senta, le porto un buon 250 bottiglie, cassette, io direi, cosa? Di cinare. Ma che cosa sta dicendo? 100, sono a posto. Un centinaio. No, per favore, 20, signor Riccio, vada via. 5, vada via. Facciamo 2. 2, ok, 2, infatti stavo ecco, dicendo 2. Contento, adesso vada, 2 cassette da 25.000 bottiglie l'una. Ma che 25? 12 bottiglie. Io non faccio lo spiritoso. Luna, taccagno, viscido, che taccagnone. Niente, stavo pensando. Io, signor Mike, prima di lasciarla, volevo consigliarle una buona offerta. Ci sono delle stecche da 17 cosa? Boeri. Non mi piacciono i boeri e non dica quei numeri, mi stanno antipatici. Che pazienza. Numero ho detto? Non abbiamo anche quelle, abbiamo quelle da 13 stecche. Dai, allora fa alte, apposta. Sono ma, dei boeri enormi. Niente, vabbè, giornata. La lascio. Io sto... Perché? Cosa sta facendo? Ma fatti miei! Perché sto l'ha nascosto qui? Cosa? Chi ha nascosto? Mostra Alfonso, l'ho nascosto qui! Ma io non l'ho nascosto, dove l'ha preso? Accidenti, lei mi deve esporre! Mi esponga, mi cosa esponga! Fa? Vede che lo dice anche lui! Mi esponga, mi tengo qui nascosto! Ero io con la bocca, lei pensava fosse ma lui. Va? Ero io sia era a fare la mia la voce che a fare la voce di Mostro Alfonso. Mi dia Mostro Alfonso. Senta, favore. Ma lo tenga fuori, è così simpatico, sì, dolce. Sì, lo metto qui. Dici, lo taccaglio. Parlo io questa volta, Mostro Alfonso. È uno scherzo. Sì. Ho voluto fare simpatico. Ma che lo metto qua. Allora, ok, per l'ordine firmo io per lei, come ogni volta, Marco come? Argento. No, ma dopo le faccio vedere come ha firmato. Io adesso la lascio, signor Mike. Sì, ci vediamo settimana prossima. Infatti. Arrivederci. Dura, ma lei. Vabbè, allora. Arrivederla, signor Mike. Stia bene. Ho fatto l'ordinino, Mostro Alfonso, l'ho fatto divertire. Cosa vuole di più? Questi gestori di bar un po' stempiati qualche giorno mi faranno impazzire. Oh, arrivederci. Ciao, Sasiccio. Ciao, Mole, ciao, Marcello. Ah, eccole qui le pastiglie. Ma che deve fare con queste pastiglie? Qua? Lo so io. Ma insomma, signor Mac, ma che oggi sto pianto greco e le pasticche? E si tocca qua, e si tocca là, ma che? Sì, che ha passato? Sono sfortunato, Marcello. La questione è che la sfortuna sì. Si è accanita. Casitta, casitta, che parla di sfortuna, parla. Sì, parlo sì cielo, di si offende. Ma che offende, sono sfortunatissimo. Guardate, un bel giovane come questo. Guardate, guardatelo quanto è bello. Tutte le fortune lui, ciao. Questo pezzo di bar, questo pezzo di personale. Vabbè, insomma. Sto cameriere possente che quando la gente passa dice: oh, guarda che fortuna, signor Marco. Guarda, c'ha quel pezzo di cameriere. Così dice la gente. Quella pezza di. Come si può dire? Ma io di cassiera. Non lo direi perché se queste sono le mie fortune. Quell'amico, quel popo d'amico c'ha dentro al retro. Soprattutto quello, lasciamolo minuto. Stare. Parla di sfortuna, causa principe delle mie la sfortune. La fortuna verrà, signor Marco, verrà. Sì. L'importante è stuzzicarla. Che stuzzica? Beh, la fortuna la deve stuzzicare. Come faccio a stuzzicare? Stuzzico oggi. Ma se non c'è, non c'è domani, stuzzico. Ma domani quella viene, si scoccia. Non c'è poco da come stuzzica questo qua? Io vado, e così me lo tolgo dai piedi. Non capisci, non c'è niente da stuzzicare. Bisogna Marcello. Stuzzicarla col gioco, per esempio. Il gioco, è ma una delle no. Cose dove c'entra la fortuna, e allora giochiamo, ne abbiamo i soldi, ne abbiamo, e cacciamoli, sti soldi, dove sono sti soldi? Marcello! I soldi, ma giochi, che ci fare queste scatine? Nessuno ne gioca, nessuno, e giochiamole, soldi, stuzzichiamo la fortuna, lotterie! Ti dico che non ce l'ho! Ma i biglietti delle lotterie, bisogna spendere i soldi, il lotto, il gioco sì, del lotto, il lotto, uno, gioco due, tre, al quattro, lotto, cinque, al lotto gioco regolarmente, anche ieri ho mandato Diego a fare una giocata per me, ma non è quello che risolve i miei che problemi. Numero giocato, che numero ha giocato? Non lo vuole capire. Il 47, secco sulla ruota di Venezia. Oh! Oh, oh. 47! Secco il sulla ruota. Il morto che parla. Ah, perfetto, è lampante. Eh già, il morto
che ma io vorrei sapere di che morto vai parlando, di che morto, non signor nominare. Signor Marco, io quando le passo per la strada le sento le civette che si staccano dagli alberi. Civette? Signor Marco. Ma cosa stai dicendo, Marco? Non fare così che mi impressiona. A parte il fatto che questa non è una civetta ma è un babbuino. Sembra quindi... della famiglia dei babà, di cui le civette sono ghiotte. Ma che babà, per favore non toccarmi, Marcello. Saranno fatti miei quanto ho giocato. Ho giocato 50.000 lire. Donate a Diego. 50.000 lire? 50.000 lire? Tieni! Questo, con i soldi dei dipendenti, è come va a giocare. Poi quando sente parlare di paga... Ma per favore, lasciami, devo prendere la medicina. Quando sente parlare di paga, poi scappa via. Bravo, sto sfruttatore delle masse operaie. Questo sfruttatore di colossi. Ma guardate, ma quello vedi il cameriere colossale e se ne va di testa. Dice, guarda quanto è bello quel cameriere, guarda. E io ce l'ho, lo uso, lo sfrutto, perché quello vede... i tronchi che io ho al posto delle braccia, dice, ma fammi un po' sfruttare questi tronchi, che questo bene della natura. Il caffè. Poi, allora. Abbiamo perso. Hai perso? Ciao, Ursus. Ciao. Mogano, ma se perdi sempre non giocare più. Senti a me, così ti dissangui. A 20 anni, ciao, come sarai ridotto? Ciao, Ursus. Vuole sempre giocare. Per ciao sempre. Nano, ciao Marco. Minniti. Grosse ciao, novità per te oggi, eh? Come stai? Bene. Da quanto tempo non venivi al bar, Minniti? Sentivo nostalgia, sai? Quindi che? Che è successo? Niente, un modello che avevo inventato io. Oh. Marco, grosse Minniti, novità per te. La sai la novità, ce l'ho io. Qual è? Il signor Marco ha giocato il 47 secco sulla ruota di Venezia. 47 morto che parla. Eccolo lì, anche lui. Molto piacere, Camalò Minniti. Che vivo piacere. Che pensa, vivo che pensa, morto che parla, vivo che ah, pensa. Ho capito. La sottile ironia l'hai capita. Sì, vabbè, allora vai sono avanti. Qua, Marco, per una novità per te. Fantastico. Diciamo che è un cadeau, un present sì, per te. Vieni al sodo. Non... Allora è stata instaurata e abbiamo instaurato un nuovo premio. Instaurato premio, un nuovo premio sì. Che è un premio per il miglior gestore di bar della zona. Sì. Il premio te lo sei accaparrato anche tu, caro Marco. Ah, ho vinto il premio. Wow. Sì, sei fra gli estrapolati, diciamo una giuria composta da sì. me. Ha estrapolato fra i vari nomi dei vincenti anche il tuo, Marco Argento. Ho vinto il premio. E il nome del premio è la tazzina d'oro, la tazzetta d'oro. La tazzetta d'oro. La pizzetta d'oro. No, che pizzetta? Tazzetta T, come tonto. La tazzetta d'oro o tazzina d'oro. Dotto. Ma che la tazzetta d'oro o tazzina d'oro. Vabbè, comunque. Tutte le fortune a lui, ma perché tutte a lui? Ma che tutte a lui, tutte a lui? Ha vinto sto premio, non esageriamo. Certo, è un ottimo premio perché vabbè, premio... dammi sto premio. Come dammelo? Ci sarà una certa cerimonia, tu ti sarà consegnato il premio con rito. Ah, il rito della con rito e non è chiaro. Rito... Ma si stupisce, scusa, potevi averlo con rito. Oh, potevi averlo con rito pavone o con rito. Io ho capito anche questa, Minniti. È simpatica. Questa è sagaccia bella buona. Rito comunque. Comunque domani sera nel corso di una cena che io ho organizzato, una cena. Cioè, tu sarai premiato insieme ad altri con questa tazzetta d'oro. Ah, non solo io, anche altri. Beh, numerosi premi. Chi hai premiato? Parecchi, ho premiato. C'è Nilo, c'è di mezzo altra gente. Ci sarà da spendere 2,5 lire, te lo dico prima. Questo lo sapevo. 2,5 lire, 250 lire. 250 mila? Beh, chiaro. Fermo. Ah. Avrai anche il diritto però a ricevere appunto la tazzetta d'oro. Capirai. La tazzetta in similoro è una foto formato tessera di Gianni Rivera travestito mia, da Mazzola per Carnevale. Beh, è un premio, allora, un ricordo, autografato da Gianni. Fantastico. Questo premio appunto ti verrà consegnato domani sera nel corso della cerimonia, cioè della cena. E sarete, chi c'è? Sarete convocati un po' tutti. I nomi sono diciamo un po' insoliti. Eccoli, Nilo. Nilo, c'è Nilo. Spicca Nilo.
tu, Marco Argento, poi c'è Tony Carambola, Carmelo Merluzzi e Amerigo One. Amerigo One? Sì, Amerigo One. Quello è pregiudicato, quello l'hanno arrestato. Ha buttato. È scagionato. Ma che è scagionato? È scagionato. Ha ferito un cliente. Ma l'ha ferito, ma per legittima difesa. Ma che legittima difesa? Quello gli ha chiesto secco un whisky. E quello gli ha spaccato in testa la bottiglia. Appunto. Tu lo premi come miglior gestore. Sarete in 13 a tavola. È una buffa. È il nostro premio. 13 a tavola. Cancella il mio nome, io non ci sono. Perché, Marco? Perché? Non mi interessa, questo è superstizioso, mi nidia, capito? Appunto, signor Marco, è superstizioso. Sono superstizioso. Cosa c'è? Cosa fa? Che ridete, cosa c'è da ridere? È fantastico! Cosa? Superstizioso! Ma potevi dirmelo prima, Marco! Ma io lo potevo dire prima! Ma prima, no? Te l'ho detto prima, è una vita che sai che io sono superstizioso. Ma dico prima, molto prima, prima ancora, no? E lui dice prima ancora, capito? Lasciare cadere così la civetta. T'adoro. Sì, ridimi, intanto io non ci vedo. Ridi, cosa? Venite Achille, l'ira funesta, che infiniti adduse lutti agli Achei oltre anzitempo e allor che generose travolse l'alma e gli eroi. E di cani e da ugelli orrido pasto lor salme abbandonò. Ma cosa dici? Cosa c'entra la lirica adesso? Allora, ma che c'entra? Ti dipende, questo è Omero, quale lirica? Questo è Omero. Vabbè, ma che c'entra? Omero, ti dipendo? Allora ti dipendo. Sì, questo è ignorante. È ignorante. Oh! Ti dipendo. Allora, che fai? Ti dipendo. Vabbè, ma... Oh, ma cos'è? Ti dipendo, no? Sui soliti scherzi, l'inchiostro simpatico. Ti dipendo. Che fai? Hai finito questo inchiostro, no? Ma non riesco a scrivere, scusa Marco. Oh, inchiostro simpatico. Ma quale simpatico? Questo è odioso. Lo vedi? Questo è inchiostro, ma è odioso. Inchiostro non riesco vero. A scrivere, è chiaro, no? Inchiostro è continuo. Io, lui, mentite. Questo è morto, questo è morto. Non togliere il malocchio. Ma che mini? Oh! Chiave! Quello è il sale! Quello è inchiostro! Dammi sale! Dammi sta pelle! Questo è pericoloso! Come l'hanno conciato! Ragazzi, quello è il sale! Mi fate compassione! Sembra un bar di dementi! E questo mi muore sicuramente! Anche a me! Io mi reco da Nilo, spero di trovare meglio! Ecco, vai da Nilo! A proposito, tu hai regalato a Nilo un pupazzetto raffigurante te! Ma che pupazzetto raffigurante? Sì, l'ho visto io che giocava con un pupazzetto che raffigurava te e lo riempiva di spilloni. Ma per favore, al io cuore, vado a cambiare, al cuore, Ramon. Ciao, al Minniti. Cuore, ciao. Torna a trovarci. Minniti, Oscar della poesia. E di cane da uccelli, orrido pasto, lor salme, abbandonò. Comunque taverna per me è solo fortuna per me e basta. Ah, che fortuna. Sei sportivo almeno, scusa, abbiamo fatto 5 set. Hai perso 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, dai, sei sportivo. Ma cosa c'entra il risultato? L'importante è vincere. Poi comunque guarda, continuo a farmi le mesh, dai. Non le mesh, gli smash. E poi tutte le volte che venivo sotto rete mi facevi i palloncini che non riuscivo a prendermi. Palloncini, te l'ho già ridetto, pallonetti si chiamano, pallonetti, palloncini. Comunque sarai bravo, giovane, ma per me sei troppo nervoso. Nervoso? Sì. E perché, scusa? Ma dai, era il caso di litigare con uno del pubblico. Senti, caro, se quello lì si fosse fatto i fatti suoi, io non andavo certamente a cercare la lite, assolutamente. E poi, scusa, cosa gliene fregava lui se era dentro o meno il mio servizio? Ma neanche da mettergli le mani addosso, sono. Mani addosso? Mani addosso c'è in mezzo, dai. Per favore, aveva la faccia di quei tipi che prendono in giro, sai benissimo che a me quei tipi lì non vanno, lo sai bene. Ma se non te lo tiro via io dalle mani, me lo ammazzi. Per forza, hai visto? L'ho sollevato, sinistro al fegato, ginocchio su mento e via, sinistro, destro, doppiavo sinistro, doppiavo destro. Che roccia, oh, ma hai visto che roccia o no? Sono massiccio, eh. Ti rendi conto? La potenza. Taverna, taverna? Avevo 7 anni. Oh, anche se ne avessi avuti 8 di anni, dico 8? Non me ne fregava niente, lo uccidevo lo stesso di botte, non ho paura di nessuno io, oh. Guarda, ti voglio vedere il giorno che ne trovi 2 da 5 anni.
5 anni è già un altro discorso. Io sono un uomo di cervello. Lui da 5 anni aspettavo, me la squagliavo. Poi sai, magari ho riazzi curiazzi, li cuccavo e legnate, però me la squagliavo. Uomo di testa io. Eppure è bello vedere come la potenza di questa mano, di questo tronco, riescano con tanta gentilezza a prendere il pezzo e spostarlo così, guidata da questo cervello, da questa massa di cervella dentro questa scatola cranica completamente bella, vuota. Puoi mettere un bel cartello: affittasi scatola completamente vuota. Dico, questa è una villa residenziale, questo che c'ho io, hai capito? Quella è un sottoscala popolare. Carico di materia grigia. Sottoscala popolare, è bello vedere come questo tronco piglia il cavallo e si pappa questa torre di questo deficiente, Karpov. Pesce in Karpov, mi pare. Tira, somarello. E pensare che questo popò di tronco, guarda, guardate quanto è bello, massiccio, al servizio di quella sanguisuga. È mai possibile? Che è Marco? Signor Marco, ma tu lo sapevi che quello è superstizioso? Io non so come possa fare uno che vuole essere poi un vero uomo a farsi prendere dalla disperazione più incredibile, in certi momenti proprio ridicoli. Alla minima difficoltà cede, gli cedono i nervi. Diego, per piacere, uno che deve condurre un bar, uno che ha una posizione di responsabilità, non può ridursi così, per favore. Queste difficoltà, queste piccole difficoltà, sono il sale della vita. È il nostro pane quotidiano, bisogna masticarne tutti i giorni e non farne un dramma, prenderla così, per quello che è. Ma mica farsi prendere dalla disperazione. Scacco matto. Per che cosa poi? Scacco matto. Regina davanti al re. Oh, Diego, ti prego. Diego, non scherza. Scacco matto. Che fai? Perché, signore, perché ti vuoi accanire contro questo figlio tuo? Oh, hai perso la partita, mica è morto nessuno. Perché mi fai soffrire di questa maniera? Perché? Marcello, la camicia è pronta. Camicia, Marcello. Marcello! Oh, ma è... No, aiutami, non mi lasciare. Hai perso la partita, è mica morto un parente. Non mi lasciare, Iona, in questo momento difficile. Che io mai più posso recuperare, Iona. Sei scemo, Marcello. La mia camicia. Che me ne farò più ora della mia camicia? Giocavamo a gratis. Hai perso il re. Oh, cosa? Signora, ma perché? Ma sei mi sono pure punto nell'acqua con la camicia. Perché tutte con me? Quell'animale di Iole che ci ha lasciato l'ago, ci ha lasciato per torturarmi. Per torturarmi là. Bravo, bravo Taverna. Capisci, Marco? Adesso che ha vinto con me a tennis, si è casato. Lo immagino, lo immagino. Ha detto che vuol vincere il grande slalom. Ah, anche lo sci vuole fare. No, lui vuol dire slam, il quadrangolare sta. Il grande slam, che c'entra lo slalom. Comunque, Tognella, cioè, è il giornale di oggi questo? Sì, sì. Ci sono le estrazioni del lotto? Ma credo di sì. Dammelo un po' che mi interessa, ho fatto una giocata, 47 secco sulla ruota di Venezia. È morto che parla. Anche tu, Taverna. Sei andato fino a Venezia per giocare a lotto. Che fino a Venezia? La ruota di Venezia, Tognella. Ecco qui. Allora, 12, 61, 40, 47. Sì. Oh, ragazzi, è uscito il 47 sulla ruota di Venezia. Ho vinto. Hai vinto? È la prima volta in vita mia. Iole, Marcello, Diego, ho vinto. È uscito il 47 sulla ruota di Venezia. Oh. Diego, hai giocato ieri, vero? Il 47. Certo, ho vinto! Ma certamente si è rotto l'incantesimo della sfortuna. Adesso non ho più paura di nessuno. 17, 17, 17, 17. Ci vedo. Diego, dammi la matrice, per favore. Prego? La matrice della giocata. Voglio andare a riscuotere subito. Questi sono milioni. Non parliamo di paghe. Che vuoi? La matrice, Diego, ce l'hai. La matrice.
La ricevuta della giocata. Ah, la matrice. E di là, ma mi dici la matrice. Vabbè, mi vabbè, Diego, dici, non ho voglia di ma fai la matrice. No, ma hai detto la matrice, mi hai detto. Dammi. Di la matrice. La matrice. Bravo, ecco, la matrice. Che sono allegro. Matrice, ecco, ecco qui, 47 sulla ruota di Bologna. Di Bologna, la matrice. Oh, Diego, aspetta un attimo. Bologna. La matrice, tu che volevi che giocassi? Venezia, vedi che la fortuna ce l'hai! Guarda che tu dicevi che eri sfortunato, la fortuna! Tu volevi Venezia? E Venezia è uscito, no? Ma tu mai hai giocato Bologna! Ma lascia stare che te ne... questo è un dettaglio! Cioè tu, la tua lotta è con la fortuna, no? E tu la fortuna hai voluto giocare a Venezia, è uscito Venezia! Io poi ho giocato Bologna per altri motivi, siccome... Tu mi avevi detto che eri sfortunato, no, Marco, no? Mi hai detto, c'ho una rogna. Dico, se quello vuole che gioco Venezia con la rogna che c'ha, minimo esce Bologna, no? Allora gli ho detto, gioco Bologna. E ho detto, vado a giocare la ruota di Bologna. Cioè, ho detto, Zade zugar Venezia, e invece io ho zugato Bologna. Vieni qua, disgraziato! Fermo! Oh. Cosa è successo? Non lo so. Il signor Marco è infuriato, ha inseguito Diego dentro al retro. Lo voleva menare. Che botta. Che botta. Mi è volato Marco fuori dalla finestra. È entrato di corsa, è scivolato nel terriglio, nella fanguglia, ha fatto una scivolata, ha cominciato a svolazzare con le gambe, no? Ha fatto un stile Fosbury e mi è volato fuori dalla finestra. Si è aggrappata alla pianta, però la pianta ha reagito e è volato fuori. Adesso vado a recuperarlo, mi dispiace, ha fatto un volo tremendo. È possibile. E poi dici che è sfortunato quello. Se eravamo al quinto piano, come la mettevamo? Meno male che siamo a pian terreno. Che fai? Che ci hai fatto? Mi hai bloccato tutto! Che ci hai combinato? Ma come gli ha cucito le mani? E che è sta schifezza? Ma che roba? Gira, fatti vedere, ma pare di Napoleone. Ma sei proprio scemo! Io non ho capito. Ma che schifo! Guarda qua! Io non posso più muovere! Chi se ne frega, per quello che facevi dentro al bar, meglio così. Don Marco! Mi sono distratto un attimo che stavo venendo a prenderti proprio. Che ti ho visto che. Marco! Zero sette trio, veniva a torto per darti la matrice. L'ho ricevuto! Un'altra volta. Se per caso dovessi rientrare, digli che l'aspetto di qua, è inutile continuare ad andare avanti e indietro io. Ciao ragazzi. Conosci